Rigira sempre la stessa musichetta. Zhang vuole rifinanziare. La stessa notizia di sempre che fanno girare, che poi sistematicamente, se ci fate caso, viene smentita dopo qualche giorno, anche da giornalisti che scrivono libri di economia, che a suo tempo non la pensavano come noi, ma che ad oggi sono i primi a dire Zhang. Parlare di rifinanziamento per Zhang è come raccontare una barzelletta. Questo scrivono dei giornalisti che hanno scritto dei libri di economia sul calcio, ok? L'economia del calcio, non mi ricordo come si chiamano, come si chiama quel libro. Ma a parte questo, allora, innanzitutto vi invito a riguardare la live di ieri, forse anche le live che abbiamo fatto addietro, tempo addietro. Oaktree non è una onlus e sappiate che una roba del genere non viene rifinanziata a 7 mesi dalla scadenza, ma molto tempo prima. Cioè non è che aspetti 7 mesi per rifinanziare un bubbone, una bomba d'orologeria del genere. Poi, cioè, l'abbiamo detto 1000 volte, però ogni tanto, soprattutto ai nuovi iscritti, anzi, vi invito ad iscrivervi a questo canale perché è gratis. Guarda con che faccia ti hanno smentito Scamarca ieri sera dopo che te l'hanno dato per certo. Cioè, noi non siamo come quella gente lì. Ma rifinanzierebbe Zhang per fare cosa? Per fare che? Non è che prenderebbe altri soldi. Rifinanzia questo debito spostandolo. Per fare cosa? Per accumulare ancora altri debiti. Debito dell'Inter è ingestibile, sopra il miliardo. Perché chi acquisisce una società acquisisce debiti e crediti. Voi che avete le aziende lo sapete benissimo. Quindi rifinanzierebbe per fare che? Non è che prenderebbe altri soldi. Rifinanzia questo debito, lo sposta di un anno per fare cosa? Lui ha problemi a pagare le spese vive. L'ultimo bilancio dell'Inter dice che l'FC Internazionale Football Club ha 31 milioni di debiti con il comune di Milano per l'affitto di San Siro, premi ai giocatori non pagati. Ma di cosa ragioniamo? Lo abbiamo detto anche ieri sera. Ma di cosa vogliamo ragionare? Ma poi rifinanziare che? Con questi tassi da usura quasi, ma cosa rifinanzi? Ad oggi Zhang non riotterrebbe nemmeno questo finanziamento che ha ora con Oaktree, non lo riotterrebbe mai. E sappiamo perché Oaktree gli ha dato i soldi, perché hanno già il compratore dietro. Lo dice un certo signor Carlo Festa del Sole 24 Ore. Oaktree concede il finanziamento a Zhang perché ha già il compratore. Ci siamo chiariti, non sono più gli esonerati a dirlo da un anno. Te lo dice anche il signor Carlo Festa del Sole 24 Ore, no quel cialtrone che difende i cinesi. L'articolo poi cosa dice? Me lo sono segnato. Che vorrebbe prendere un altro prestito per chiudere questo. Ma cos'è una supercazzola? Che roba è? Prende un altro prestito che nessuno gli darebbe per poi chiudere questo? Per pagare gli interessi del primo prestito che si appoggia sui debiti del secondo, degli interessi del terzo, l'Inter paga 50 milioni all'anno di interessi per tutti i buchi finanziari che ha. All'Inter ti mangi un top player all'anno, sono 50 milioni. Quando io feci quel video dove sono finiti i soldi di Onana? I soldi di Onana sono finiti nella voragine debitoria che ha questa proprietà disastrata ormai. Ma di cosa vogliamo ragionare, ragazzi? Ma poi non ha nessun asset da dare in garanzia lui, non ha più asset da dare in garanzia, non ha nessuna garanzia. Il prestito di Oaktree lo ottieni, a parte perché hai il compratore già pronto, ma lo ottieni per le garanzie dell'Inter, non per le garanzie di Stimezzani. Lui non ha più asset da dare in garanzia, se non i punti fragola dell'S Lunga. Con cosa compri? Cosa vuoi fare? Rifinanzierebbe per fare i che? Non riesce più a pagare le spese vive, ma per fare cosa rifinanzia? Perché? La Repubblica parla di fallimento 4 mesi fa, vai a riprenderti l'articolo. Ma poi lui ha anche questo problema, no? Il disconoscimento della firma di quel finanziamento di quant'era? Di 300 milioni dell'azienda di famiglia. C'ha questo processo, poi vedremo cosa succederà. Ma secondo te? È in grado di spostare tutta sta roba lui? Ma siamo matti?
siamo matti. Non ha nessun asset da dare a garanzia, non ha più garanzie, non ha più modo di fare nulla. Ormai noi, mettiamoci tutti dentro, siamo strozzati da questa situazione debitoria assurda, insostenibile, vergognosa. Non si può fare più nulla. C'è solo una cosa da fare all'Inter: mettere dentro capitali, cosa che lui non può più fare da 4 anni, e te lo ha dimostrato. Lui ha seguito alla linea quello che gli ha detto il suo governo. Basta soldi nel calcio, lui non li ha più messi, ha accumulato solo debito, solo che ora il debito, oltre a fare troppo rumore, guarda il New York Times cosa scrive prima della finale di Champions League, come fa una squadra, il New York Times scrive, come fa una squadra quasi fallita a partecipare alla finale della Champions League? Il debito fa troppo rumore ed è ingestibile. All'Inter non servono finanziamenti, all'Inter servono immissioni di capitali e lui non lo può più fare. Ricordatevi che chi compra un'azienda compra sia i crediti che i debiti. L'abbiamo spiegato anche ieri sera. Quindi Oaktree non è una Onlus, lui non rifinanzia nulla, il suo tempo sta per finire e io prego tutte le mattine, anche se non sono uno che prega, che se ne vada il prima possibile per il bene dell'Inter e di tutti noi tifosi. Ciao!